tutti e bentornati sul canale. Eccoci con il secondo episodio della rubrica Pop da sogno, ovvero la rubrica dove vi dico quali sono i pop che ancora non esistono, quindi che Funko ancora non ha prodotto, ma che io spero tanto che prima o poi vengano fatti. Innanzitutto vi ringrazio tantissimo perché nello scorso episodio mi avete lasciato un sacco di commenti con un sacco di idee meravigliose per quanto riguarda i pop ancora non prodotti. E prima di cominciare un piccolissimo annuncio, perché abbiamo superato i 2000 iscritti e io vi ringrazio tantissimo, sappiate che vi sto già preparando uno speciale per festeggiare. Detto questo, non perdiamo tempo e cominciamo subito con i nostri pop da sogno. Come vi spiegavo l'altra volta, li ho suddivisi in 4 categorie, ovvero serie TV, film, anime e videogiochi. Quindi cominciamo proprio dalle serie TV e per quanto riguarda questa categoria, anche grazie ai vostri tantissimi suggerimenti nel video scorso, direi che per questa puntata non possiamo che metterci How I Met Your Mother. Questa serie TV piace praticamente a tutti, escludendo il finale, direi che è una di quelle serie che ha veramente fatto storia. Giusto per darvi qualche numero, è divisa in 9 stagioni per 208 episodi ed è andata in onda dal 2005 al 2013. Direi che sicuramente tutti noi vorremmo la banda al completo per quanto riguarda il formato pop e sicuramente sarebbe meravigliosa al completo all'interno delle nostre collezioni. Quindi ovviamente potremmo avere Ted, Robin, Barney, Lily e Marshall. Anche se posso dirvi con certezza che il pop che più vorrei in assoluto di questa serie è ovviamente quello di Barney, perché è il mio personaggio preferito in assoluto e so che lo è anche per molti di voi. Per quanto riguarda gli anime, andiamo un po' indietro nel tempo e arriviamo nel 1996, anno in cui esce il manga di Master Mosquito. Io non ho letto il manga, ma ho guardato l'OAV diviso in 6 episodi che è andato in onda nel lontano ormai 2001 su MTV. Ho amato questo anime profondamente. Per chi non lo conosce, si tratta della storia del vampiro Alucard von Mosquiton, che viene risvegliato da Inao, la quale vuole impossessarsi di un artefatto che si chiama Lopartz e quindi ha bisogno dell'aiuto del nostro carissimo Mosquiton. Mosquiton ha anche due aiutanti che sono ai suoi servizi e si tratta di Yuki e Ono, che rappresentano rispettivamente i due elementi del ghiaccio e del fuoco e solitamente sono nella loro forma infantile, quindi bambina, ma all'occorrenza si trasformano in adulti, entrambi molto avvenenti, e sono sempre pronti ad aiutare il proprio padrone. Per quanto riguarda i pop, chiaramente vorrei tantissimo il pop di Mosquito, perché sarebbe veramente un sogno che si avvera. Mi piacerebbe completare il trio con Yuki e Ono, e a dirla tutta Inao non mi è mai stata troppo simpatica, quindi probabilmente la prenderei, ma non sarebbe la prima della mia lista. Passando alla categoria film, ho scelto uno dei miei film preferiti in assoluto e ad oggi un grande assente nella produzione di Funko Pop, infatti mi sto chiedendo come mai Funko ancora non l'abbia recuperata. Sto parlando del film capolavoro di Ridley Scott, Blade Runner. Blade Runner è uscito nel 1982 ed è ambientato in una Los Angeles distopica del futuro datato 2019, quindi quasi ormai ai giorni nostri, dove esistono questi replicanti che sono fabbricati dall'uomo e usati come forza lavoro nelle colonie, ma può capitare che alcuni fuggano o tornino illegalmente sulla Terra ed è proprio compito dei Blade Runner scovare questi replicanti in fuga e ritirarli. L'ambientazione di questo film mi fa letteralmente impazzire perché è quel filone anche un po' cyberpunk, se vogliamo, che io amo tantissimo. Per quanto riguarda i Funko Pop, in realtà i personaggi sono parecchi, ma ce ne sono 4 che io vorrei tanto che Funko facesse e che vorrei veramente mettere qui nella mia collezione, e sono chiaramente il pop di Deckard, il pop della replicante Rachel e poi il pop della replicante Pris, perché è veramente bellissima e in formato pop secondo me sarebbe meravigliosa, e ovviamente il pop del replicante Roy. Nel 1997 è uscito anche il videogioco per PC di Blade Runner
Io ci ho giocato e ragazzi è un videogioco meraviglioso. Se avete occasione di trovarlo da qualche parte vi consiglio di recuperarlo perché è un piccolo capolavoro. E passiamo proprio alla categoria videogames, che è l'ultima della nostra lista, all'interno della quale anche stavolta ho inserito un videogame a cui io sono veramente tanto affezionata e sto parlando di Broken Sword. Probabilmente molti di voi lo conoscono per le versioni più recenti, ma io ho giocato solamente alle prime due, ovvero Il Segreto dei Templari, che è uscito nel 1996, e La Profezia Maya, che è uscita nel 1997. A differenza dei capitoli dal terzo in poi, questi due primi episodi si distinguono per il fatto di essere un'avventura grafica in 2D punta e clicca. E ragazzi, vi assicuro che io davanti a questi due giochi ho passato veramente tantissime ore della mia adolescenza. Questo perché da un lato non era assolutamente come oggi, dove le soluzioni su internet si trovassero così facilmente, e da una parte perché secondo me era un gioco abbastanza difficile. Quindi Broken Sword mi ha dato veramente tanto filo da torcere, ma mi ha fatto divertire anche tantissimo. È un gioco sì difficile, ma è pieno di dialoghi esilaranti e battute senza pari. Per quanto riguarda i pop, chiaramente mi piacerebbe tantissimo avere George Stobbart, che è il protagonista maschile, e Nicole Collar, che è la protagonista femminile di entrambi i capitoli. Questi due personaggi mi hanno tenuto compagnia per veramente tanto tempo e sarebbe meraviglioso averli all'interno della mia collezione. Quindi ragazzi, questi erano altri pop da sogno secondo me. Fatemi sapere se anche voi vorreste alcuni dei pop di cui vi ho parlato e se invece avete altri desideri lasciatemeli qui sotto nei commenti, perché sono sempre curiosissima di leggere le vostre opinioni. Anzi, è proprio grazie ai vostri commenti che ho aggiunto un sacco di elementi alla mia lista. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo domani con la recensione della domenica e lunedì con il video di Animali Fantastici e dove trovarli, perché domani pomeriggio andrò a guardare finalmente il film al cinema. Ciao!